Paola Barale, Ras de Gam mi tradì proprio con lei. Il testo parte da qui. Ras de Gam ha conquistato tutti negli anni 90, grazie al suo fascino medio orientale. Insomma, era ed è il classico bello e impossibile. La sua è stata una carriera sfolgorante, iniziata come modello. Il successo mondiale lo ha ottenuto nel 1994, grazie alla pubblicità della Jägermeister, quando lui pronunciava la frase «Sono solo fatti miei», che fece impazzire tutte le donne italiane. Ha conquistato le copertine delle più prestigiose riviste di moda, da Vogue a Glamour, per poi passare alla carriera cinematografica. Qui ha lavorato con registi di alto livello come Robert Altman, Ermanno Olmi e Oliver Stone. In molti lo ricordano anche all'Isola dei Famosi, dove riuscì ad arrivare alla vittoria. L'attore non aveva conquistato solo i telespettatori, ma era riuscito pure a rapire il cuore di Paola Barale. La loro è stata una lunga relazione, iniziata nel 2002 e terminata nel 2015. La Barale, prima di Ras de Gam, era stata sposata con Gianni Sperti, ex ballerino e attuale opinionista di Uomini e Donne. Ebbene, solo a distanza di tanti anni, si viene a sapere la verità sulla rottura tra Paola e Ras. Tutto sarebbe finito a causa di un tradimento del modello e attore israeliano. Tradimento che avrebbe fatto molto soffrire la Barale. Va subito precisato che stiamo parlando di qualcosa accaduto molti anni fa. All'epoca Ras e Paola erano fidanzati e lui venne paparazzato dal settimanale Chi in teneri atteggiamenti, con Kasia Smutniak, all'epoca compagna di Pietro Taricone. Kasia e Ras si erano incontrati sul set del film Barbarossa dove, per ironia della sorte, avevano il ruolo di due amanti. Dunque, una storia che non si era fermata alla finzione, ma era stata trasportata anche nella realtà. La loro storia durò fino al momento in cui uscirono gli scatti del settimanale Chi. Poco tempo dopo, Pietro Taricone aveva dichiarato in un'intervista di aver scelto a fatica di non affrontare faccia a faccia l'ex amante della compagna. Sta di fatto che, dopo essere stata pizzicata con Ras, Kasia tornò da Pietro, da cui aveva avuto già una bambina. Anche Ras e Paola si riconciliarono, ma la pace durò pochissimo, visto che poco dopo si lasciarono definitivamente. Insomma, dopo ben 13 anni di vita insieme, Ras e Paola decisero di prendere strade diverse. Ancora non è ben chiaro in quali rapporti siano rimasti i due ex fidanzati. Sembrava che i due fossero rimasti amici, visto che la showgirl di Fossano era persino volata in Honduras per fare una sorpresa a Ras, quando lui era un naufrago dell'Isola dei Famosi. Era il 2017 e da allora qualcosa evidentemente è cambiato, visto che in una recente intervista, la Barale non ha avuto parole molto tenere nei riguardi del suo ex. Ha infatti dichiarato di non voler più parlare di Ras, visto il dolore che le ha inflitto in passato. Insomma, a distanza di anni, il ricordo le fa ancora male. Per lei è un capitolo chiuso. Quindi pare che i due ad oggi non abbiano più nessun tipo di rapporto. Oggi il 53enne Ras de Gam ha cambiato nuovamente vita. Dopo essere stato modello, attore e regista, si sta dedicando alla fotografia. È un fotografo professionista e, sbirciando sul suo profilo Instagram, si è scoperto che gira il mondo alla ricerca di paesaggi da immortalare. Ormai sono passati tanti anni dalla fine della storia con Paola, ma ancora se ne parla. Sapevate del tradimento? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.